catena dolce, unisce il cielo con la terra. Quando la Madonna appare con il rosario in mano. Non lo dicono, ma c'è il rosario. In chiesa è apparsa con il rosario, davanti all'altare. Dopo i due rosari è apparsa e ha detto queste parole: grazie cari figli, grazie per la preghiera, pregate ogni giorno, pregate il rosario, pregate insieme. Quando pregate il rosario, io sono con voi. Il rosario è dominio di sé, grazia di Maria che scende su di noi. Quando preghiamo il Santo Rosario, la mamma è con noi. Madonna ha detto, attraverso il rosario, miracoli nelle vostre famiglie. Questa è l'arma che il Signore ci sta dando in questo tempo. Il tempo di Maria, dove Satana è sciolto dalle catene. Come lo fermiamo? Con il rosario. Lei ha detto, quando avete il rosario in mano, è il segno che appartenete a me. Chiede di fare ogni giorno tre rosari, gioia, dolore e gloria. Ce la chiami tu? Ogni giorno misteri della gioia, misteri del dolore, misteri della gloria. Madonna ha detto tutte le tre parti del rosario. Non perché lei ha bisogno delle nostre preghierine, ma perché sa che senza il rosario, senza la preghiera, non riusciamo più a desiderare l'amore di Dio. Amore di Dio e neanche desiderio del paradiso. Tanti dicono che troppe sono le preghiere da fare, ma la giornata è fatta di 24 ore. Un'ora a Dio gliela diamo. Su 24 un'ora. Io vi dico, provate e vedete. Non siete venuti a Medjugorje, venite e vedete. Troppa è la grazia. Non vediamo la Madonna, ma la possiamo sicuramente sentire. Il nostro cuore si fonde con quello di Maria per poter essere come Gesù. Madonna vuole che diventiamo tanti piccoli. Gesù, 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 Gesù. Quindi in questo mondo regni la pace. Lei ha detto, Satana, miete le anime in questo tempo, poi ci sarà la raccolta. Dobbiamo prepararci fin da ora per allontanare questo male. Tanto male dentro di noi, tanto male fuori, il mondo, tanto male nella Satana. Rosario mi dà la forza di riconciliarmi con Gesù. Quando faccio degli errori, attraverso lo sguardo e l'amore di Maria, mi dà quel desiderio di riconciliarmi con suo figlio Gesù. Questa è la preghiera prima di andare a dormire, baciare la croce, tanti baci a Gesù, chiedo perdono a tutti i miei peccati, chiedo metto tutto il manto della Vergine Maria in questo luogo, ma chiedo anche perdono per tutti i peccati della mia famiglia e tutti quelli che si raccomandano le preghiere. Possiamo intercedere con la Mamma Celeste per la pace nel mondo. Vi auguro tanta pace e tanta preghiera. Pace e bene.